Come sto? Questo qui è bello, sto maglione, no? Non è un maglione, questo qua è un gesto politico, lo sapete, no? Io sono solo un tramite, l'artista non sono io, il vero artista è lui. Ha fatto sto maglione qua, no? Gli è venuta questa ispirazione, si è rovesciato del riso basmati addosso. Cos'è, pittura? Che cazzo è, cos'è quella roba lì? Sembra un imbianchino macedone, lo vede? Perché è forte, formigone. Dunque, il giorno prima di sciogliere la giunta ha approvato 106 delibere in 40 minuti. Meno di 23 secondi per delibera. Delibera. Ha speso 40 milioni in 40 minuti, un milione al minuto. Quest'uomo è l'eccellenza delle meraviglie. Veramente un governatore che si è fatto verbo. E nel suo caso il verbo è deliberare. Presidente, questa settimana pare che sia stato interrogato dalla Boccassini. Al mio tre partiamo col piede sinistro. 1, 2, 3. No, ma Presidente, guardi, ma facciamolo fare questa... Presidente, allora... Fermiamoci qua, sì, per favore. Può rispondere a delle domande, Presidente? Questa settimana è stato interrogato dalla Boccassini. Si ricordi che Dio, sì, ha fatto il mondo in 6 giorni e poi, sì, si è riposato? Io ho fatto, cosa, 106 delibere. Ma cosa in c'entra giorni questo? Sì, ma non sta... Posso parlare? Sì, sì, se vuole parlare, grazie, di quello che vuole. Sì, è, sì, carino. Ma no, va bene, non va... Gentile, mi faccia parlare. Io la faccio parlare. Presidente, prego. Mi fa perdere il filo, lei no, è un pirla, perché... Io, allora, va bene, però lei se rispondesse... Ho fatto 106 delibere in 40 minuti, ogni, sì, 23 secondi, sì, quindi mi faccia la domanda, perché, sì, ha solo 23 secondi, va, no, 22, ma non metta, no, 21, no, allora va bene, 20, in settimana, cioè, no, è stato interrogato, cioè, dalla Boccassini... Cosa fa? È stato interrogato che dalla Boccassini... Che paolone! Ma che per... Interrogato! Vabbè, è stato c'era su tutti i giornali. Sì, presto, un interrogatorio di formigone! Ma vabbè, ma non mi hanno torturato! Ma no, ma nessuno ha detto questo. Mi ha messo nella macchina, no, lunga, ma mi hanno allungato! Ma perché? No? Avevo una luce in faccia, che pacca, non vedevo più niente. Ma perché deve fare tutta questa scena, scusi? Arrestatelo nell'orto dei Getsemani, no, ma guardi, lasci stare, risponda alla domanda. Perché voi giornalisti siete sempre lì, non a indagare. Allora, lei ha parlato con il procuratore aggiunto alla Boccassini, ha parlato. Attenzione, sì, la Boccassini. Sì. Oh, mamma mia, ma perché deve fare tutta... Ma non... Non può rispondere alle domande. Ma che paura, ah, che formico, la signora Boccassini. Ma nessuno sostiene che lei abbia paura. Per carità, attenti Pivotti, attenti Maria Vittoria. Sì, ma perché... Formigoni trema, ma tutto nessuno... come una foglia, ma... guardate, guardate. Ma nessuno sostiene questo, lei è un testimone dell'idea. Un testimone, nessuno... che Dio mi perdoni, ma... mea culpa, mea santissima colpa. Ma non faccia le pulci, su... risponda alla domanda. Se... Quale? Lei è stato sentito dalla Boccassini. Perché? Okay. E cosa c'è? Allora, chi è? Cos'è? Perché? Risponda. Allora, a parte che il testimone è come nei mattini. Sì, ma lei è stato testimone. Lei è un testimone? Allora. È stato sentito come testimone? Ma guardi che... Allora, no. È come nei matrimoni. Cosa? Non è che ai matrimoni il testimone deve, no, fare... No, ma non c'entrano niente. No, no, ma sono, è un'altra cosa. Sta, guarda, lì. Sì, ma... firma, no, ma... fa il banchetto, sì, 2 foto, no, ma... se poi l'hanno sfigato che non evitano mai i matrimoni, ma e lasci non sa perché. Lasci stare cosa mia. Sono io, non c'entra niente. Cosa ha detto alla Boccassini? Vi siete parlati, lei cosa ha detto alla Boccassini? Allora, perché lei non mi dice cosa ha detto a sua moglie ieri? Ma io non c'entro niente, ma io sono un giornalista, faccio delle domande. Qua, sua moglie, sì, cosa le ha detto ieri mentre facevate l'amore? Ma lasci stare, non... Sono cose private, no, bene. No, 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 hanno una rilevanza, hanno una rilevanza. Che è coperto da segreto istruttorio, sì, come la non... confessione, perché? No, ma non sono uguali. E comunque ho detto la verità, sì,
tutta la verità, nient'altro che la verità. Ho capito, vabbè, cambiamo argomento. Ci può dire almeno se si candida alle primarie del PDL? E lei cosa fa? Rimane scapolo, rimane zitella. Ma cosa c'entro io? Ma stiamo parlando di politica. Lei va al cinema domani, perché venga a chiedere come passa il fine settimana lei? Ma non c'entro niente io. Ma quante cose vuol sapere della vita di Formigoni? I miei poveri sfigati che non avete una vita vostra e dovete fare gli affari degli altri. Ne voglio sapere solo una. Non ho ancora preso una decisione, va bene? Vedrò, lo dirò mercoledì prossimo. Vedrò, per ora faccio maglioni. Cos'è che fa, scusi? Fa maglioni. Maglioni, perché? Maglioni. Beh, questo qua, ma cos'è? Il maglione che ho fatto io, le piace? Ma cosa c'è scritto? Disegna maglioni, sì. Cosa c'è scritto? Attenzione, perché se Formigoni fa i maglioni diventa un omosessuale. Ma cosa stai dicendo? Ma nessuno ha detto niente. Presto torturate il signor Formigoni perché ha peccato di stile. Ma cosa... Adoro il punto crucis, va bene? Punto croce, semmai, no, punto croce. Punto croce. Posso parlare? Si può pensa di indagare sempre. Non risponde alle domande, quindi sta parlando. Allora. Mi vuol segnare rudimenti della moda? No, ma cosa c'entra la moda? Ho chiamato Punto Crucis in onore di Gesù nostro Signor Cristo, che se avesse avuto un maglione come questo lo avrebbero grazia. No, guardi, lasci stare, poi non tiri sempre in ballo, lasci stare. Non le piace, questo qua? Ma non so cos'è. C'è anche scritto qua. Guarda. Cosa c'è scritto? Allora, perché? E dietro cosa c'è scritto? Perché? Vabbè, ma cosa se ne... Ma perché fa maglioni? Non capisco. Il signor Formigoni, non si può fare! Ma si può? Perché il signor Formigoni fa maglioni orrendi, terribili, orripilanti. Ma nessuno gli ha detto presto, questo. Processatelo per questo, crocifiggetelo. Centurioni, trascinatelo al Golgota. Ma lasci stare, nessuno le ha detto niente. Ma poi si è visto lei che c'ha questa giacchettina, ha sfigato la prima comunione. Non perché me, si vede che le sta stretto perché le è venuta la pancia. Allora. Vabbè, lasciamo stare però. E comunque per candidarsi, caro signore mio, ci vuole il maglione giusto. Quindi se permette io torno a lavorare. Pivotti e Maria Vittoria, distribuite per favore le... Prego. Per favore, Lana e Ferri. No, ma la prego, no, ma cos'è? No, ma no. Le mie stiliste, va bene? Posso parlare? Le mie stiliste. Ma a stiliste? La Pivotti, Maria Vittoria, Valentina, Cristina, Luana, sono le mie stiliste. E cosa fanno? Cosa fanno? Lei non ha segretarie che fanno qualcosa. Ma io non fanno ho i maglioni, io li invento, li fanno. Ma quindi questa cosa è una cosa seria. Esatto, guardate che bello questo maglione. Sì, vai avanti, bravo. Allora, maestro, fa maglioni, per favore, però... io voglio fare il punto crucis, ma maestro, perché? Ma non deve farlo, no, la canzoncina no, la prego. Allora no. Non posso cantare la canzone di Cenerentola perché sennò diventa omosessuale, Formigoni. Ma lasci stare, ma non perché... posso cantare la canzone di Cenerella Cenerina. Ma fa tutto da solo, ma perché deve... Allora, i topini facevano la canzone, perché? Allora, Cenerentola. Allora io come se fosse la canzoncina, voglio fare la canzoncina. Facciamo la Andiamo canzoncina. Andiamo per favore alla canzoncina, Formichella! Ma Formichella! Cinderella, ho trovato! Allora posso dire? Sì, ma no, non possiamo evitarla la canzoncina, va bene? Tu fai i maglioni. Allora. Ho trovato no. Il maglione un po' antiquato, ma se noi ci diamo da fare. No, si può ridisegnare con la bella giacca intorno, punto e croce tutto il giorno. Potrai divertirsi e governare. E sarà tra tutti quanti la più bella. Svelti ad aiutare per l'inchiesta di Miniella. Deve essere la più bella, sudaggiamoci da fare. Ha visto perché? Ma dov'è? Non capisco questa cosa. Se non mi segui, se non è una. Io la seguo, ma non capisco. E faremo bel vestito a Formigliella. Formigliella, no. E faremo un bel vestito a Formigliella. E faremo un bel vestito a Formigliella. Formigliella.